Ciao a tutti, eccoci qua con un video tutorial. Quest'oggi faremo insieme questo pendente che vi sto mostrando e che è realizzato quasi interamente con cipollotti e che nasce dall'esigenza mia, ma penso di molte di noi che acquistano numerosi cipollotti e magari poi non riescono a smaltirli, appunto, di smaltire un po' di queste perline. Oltre a cipollotti ho usato delle Super Duo, delle Rockail 11.0 e delle Rockail 15.0. Ho creato poi una collanina utilizzando sempre i cipollotti stessi, gli stessi che ho appunto usato nella lavorazione del pendente, e delle conterie, non Miyuki, ma dello stesso colore delle Miyuki che ho utilizzato nel pendente. Eccolo qua. E niente, speriamo che vi piaccia e andiamo a vedere subito il materiale che serve per realizzarlo. Allora, innanzitutto ho utilizzato dei cipollotti da 6 mm. Ora, per 6 intendo la dimensione del foro, quindi da foro a foro, cioè la lunghezza di tutto il foro è 6 mm. Invece la lunghezza dal lato opposto sono circa 8,25, ma non interessa questi 6. Poi ho utilizzato dei cipollotti da 2,5, che sono questi, con questo colore iris green. Poi ho utilizzato dei cipollotti azzurri da 3,5. Poi ho usato qualche cipollotto da 2, questi sono quelli piccolini piccolini. Ho utilizzato delle Rockail 11.0 color argento, dopo vi dico il codice. E poi delle Rockail 15.0 color alluminio, color argento, ma appunto alluminio come volete. Infatti, ora vi mostro, sono le PF 558 della Toho, le Permanent Finish Galvanized Aluminium, che hanno un colore argento un po' più giallino, diciamo, rispetto all'argento normale. Poi ho utilizzato delle Super Duo colore Iris Green, eccole qua. E poi ho utilizzato il filo e questo, il Sufix da 0,16 mm, che trovo normalmente da Decathlon e costa meno del Fireline, ha un'ottima resistenza, un trecciato anche questo. E uso questo oggi perché ha un colore verde che è molto simile, si confonde con il colore delle perline che ho scelto per realizzare il pendente. Poi ovviamente un ago a vostro piacimento. Ecco qua, questo è il materiale. Andiamo subito a iniziare il pendente. Eccoci qua, io ho infilato un cipollotto da 6, una Rockai 15.0, una Super Duo e una Rockai 15.0. Questo per altre 4 volte. In totale avremo questa sequenza ripetuta 5 volte. Avremo quindi 5 cipollotti da 6, 5 Super Duo e 10 Rockai 15.0. A questo punto chiudiamo a cerchio. Ripassiamo il filo dentro tutte le perline, facciamo un paio di nodi e poi possiamo tagliare il filo in eccesso e continuare. Usciremo poi dal foro superiore di una Super Duo, ma ve lo mostro meglio. Eccoci qua. Usciremo, come vi ho detto, dal foro superiore di una Super Duo, in questo modo. Tirando bene il filo, andremo a infilare una sequenza così composta: 3 Rockail 15, un cipollotto da 2,5 e 3 Rockail 15. Ora vi mostro bene. Ecco, questa è la nostra sequenza.
Andremo a infilarci nel foro superiore della prossima Super Duo tirando bene il filo. Ora, ecco, questo è quello che dobbiamo ottenere. Questa sequenza la ripetiamo fino alla fine del giro, quindi ora infileremo altre 3 rocaille 15-0, un cipollotto da 2,5, 3 rocaille 15-0 e andremo a infilarci qua. Foro superiore della prossima Super Duo, poi stessa sequenza ci infileremo qua, stessa sequenza ci infileremo qua, aia, qua, e poi torneremo dopo la stessa sequenza a infilarci nel foro superiore della Super Duo da cui siamo partiti. Ecco, vi aspetto alla fine del giro. Eccoci qua, abbiamo terminato il nostro giro, siamo usciti dal foro superiore della Super Duo da cui abbiamo iniziato. Questo è il risultato, spero che si veda. E ora andiamo a infilare l'ago nelle prossime 3 rocaille 15 e nel prossimo cipollotto, in questo modo, tirando sempre bene il filo. Infiliamo un cipollotto da 3,5, eccolo qua. E con l'ago, ecco, entriamo nel prossimo cipollotto da 2,5 tirando bene il filo. Ecco, il risultato è questo. Tiriamo bene bene il filo. Questa operazione va ripetuta per tutto il giro, cioè ogni tra due cipollotti da 2,5 va infilato un cipollotto da 3,5. Quindi così, ecco, tirando sempre molto bene il filo fino alla fine del giro. Risultato: avremo un cerchio centrale in cui si alternano cipollotti da 3,5 e cipollotti da 2,5. Io ho ripassato il filo 3 volte oltre al primo giro e questo serve per fortificare il lavoro e renderlo più stabile, tirando sempre bene il filo, ovviamente. Ora mi trovo a uscire da questo cipollotto da 2,5 e infilo l'ago nelle 3 rocaille successive, in queste qua, per tornare, eccoci, queste 3 rocaille qua. Tiro bene, ecco, infilo l'ago nel foro superiore della Super Duo, tiro bene. Vado giù con l'ago e lo infilo nel foro inferiore della Super Duo, nella rocca, ecco così, ecco, poi nella rocaille 15-0 successiva e nella perla, cioè nel cipollotto successivo, in questo modo, girando il lavoro a rovescia. Ora infilo un cipollotto da 6, lo infilo così, lo faccio entrare nel lavoro in questo modo, lo incastro per bene, tiro il filo in modo che non si veda, ecco questo è il risultato. Poi riprendo in mano il filo e vado a infilarmi nel cipollotto più vicino, che per me è questo, tirando bene 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 il filo. Ecco, esco poi dal cipollotto, dalla Super Duo e dalla rocaille 15 della Super Duo, e ora esco dalla rocaille 11-0 antecedente il prossimo cipollotto. Ecco qua. Questo è ciò che si vede sul lavoro a rovescio e questo è ciò che si vede dalla parte, diciamo, diritta, dalla parte del ciondolo, del pendente che si deve vedere. Ovviamente al posto, io ho infilato qua un cipollotto, ma al posto di un cipollotto voi potete infilarvi una perla, uno Swarovski, cioè quello che vi pare. Io ho voluto fare tutto in tinta. Ecco, ora ci troviamo, come vi ho detto, ad uscire da una rocaille
15-0 antecedente a un cipollotto da 6. Eccoci qua. Andremo a infilare questa sequenza. Infileremo 3 rocaille 11-0, 3 super duo e 3 rocaille 11-0. Ecco la nostra sequenza. Andremo a infilare l'ago nella prossima 15-0 saltando il cipollotto e passeremo, ecco così, e passeremo ovviamente la 15-0, la super duo, usciremo dalla prossima 15-0. Ecco come si presenta il lavoro. Quindi questa sequenza va ripetuta fino alla fine del giro, cioè avremo ora 3 rocaille 11, 3 super 2, 3 rocaille 11, andremo a infilarci nella rocaille 15 questa, no? Subito dopo il cipollotto, passeremo questo foro della super 2, usciremo dalla prossima rocaille 15 e ripeteremo la sequenza fino alla fine del giro. Ecco qua il risultato. Avremo creato, chiamiamoli 5 petali, questi composti da 3 rocaille 11-0, 3 super 2, 3 rocaille 11-0 ancorati alle rocaille 15-0 della base. A questo punto, arrivati qua, io vado a ripassare dentro tutta la prima sequenza, quasi tutta, cioè con l'ago entro in queste 3 rocaille 11-0, poi nelle 3 super duo, sempre foro inferiore, tutte e 3 le super duo, castrato il filo, e poi entro, questo è importante, nelle prossime 2 rocaille 11 0. Esco, cioè ne tralascio una, la terza, esco con l'ago dalle prossime due e basta. A questo punto infilo altre due super duo, una e una due, e vado a infilarmi con l'ago non nella prima rocaille 11 0, ma nelle prossime due rocaille 11-0, tirando bene bene il filo, ripasso attraverso le 3 super duo dell'inizio, ecco, e riesco poi, ecco qua, sempre nella seconda delle 3 rocaille. A questo punto infilo altre due super duo, una e una due, e rientro con l'ago non nella prima rocaille ma in questa, nella seconda, e faccio ripasso in queste due rocaille, nelle super duo, eccetera eccetera, e ripeto questa sequenza fino alla fine del giro. Sempre uscendo dalla seconda rocaille 11-0. Quindi ripetiamo fino alla fine del giro. Dunque, io ho finito il giro e sono entrata in due super duo, sempre il foro inferiore, in modo da trovarmi tra la seconda e la terza di questo gruppetto per uscire con l'ago dal foro superiore di questa super duo. Ok? Eccoci qua. A questo punto, foro superiore di questa super duo, infilo un cipollotto da 2 mm e passo nel foro superiore della prossima super duo. Infilo una super duo, foro superiore della prossima super duo. Cipollotto da 2 mm, foro superiore della prossima super duo, filo qua tende a incastrarsi,
tirando sempre bene il filo. In questo gruppetto di 3 infilerò 2 su per 2, quindi una qua e una qua, tirando bene. Tornerò poi a infilare un cipollotto da 2 mm, tirando sempre bene. Quindi quello che noi dovremo fare in questo giro è questo: infilare una su per 2 tra il gruppetto di 2 su per 2 del giro precedente, un cipollotto da 2. Tra queste 3 su per 2 andrò a infilarne 2, poi un altro cipollotto da 2, una su per 2, 2, un cipollotto, eccetera, eccetera, fino alla fine del giro. Ecco come si presenta il pendente alla fine del giro. Io in realtà col filo sono uscito da questa su per 2, poi ho proseguito attraverso il cipollotto, attraverso questa su per 2 e ho fatto in modo di uscire dal foro superiore di questa prossima su per 2. A questo punto infilo la sequenza seguente: una rocaille 15-0, un cipollotto da 6, una rocaille 15-0. Ecco qua la nostra sequenza e vado a infilarmi nel foro superiore della prossima su per 2, tirando bene il filo. Tiriamolo molto bene, ecco qua. Poi infilo una su per 2 e vado a infilarmi nel foro superiore della prossima su per 2, tirando bene il filo. Di nuovo la sequenza precedente: una rocaille 15-0, un cipollotto, una rocaille 15-0. Vado di nuovo nella prossima su per 2 foro superiore, tirando bene il filo. Ecco, non fate come me che lo incastro il filo. Eccoci qua, ci faccio i nodi. Di nuovo questa sequenza: una rocaille 15-0, un cipollotto, una rocaille 15-0, foro superiore della prossima su per 2. Tiriamo sempre bene il filo. E continuiamo con questa sequenza fino alla fine del giro. Dove ci sono 2 su per 2 vicine, infileremo una su per 2. Dove le su per 2 sono più lontane, no, sopra il cipollottino da 2 del giro precedente, infileremo una rocaille 15, un cipollotto da 6, una rocaille 15. Vi aspetto alla fine del giro. Eccoci qua, abbiamo posizionato dunque questi 10 cipollotti grossi, cioè da 6 mm. Io vi consiglio di passare il filo altre 2 o 3 volte questo giro, perché i cipollotti tendono a tagliare, a segare il filo, e questi sono anche belli pesantini, essendo i più grandi che abbiamo usato. Di conseguenza, una volta piazzati, io ho passato il filo altre 2 volte, anche 3, insomma, ora vedete voi. Allora, mi trovo ad uscire da questo cipollotto qua. Vediamo quale sequenza ho dopo. Quindi ho una rocaille 15-0, un gruppetto di 3 su per 2, una rocaille 15-0 e un cipollotto. Diciamo che siamo nel punto dove i due cipollotti da 6 sono un po' più staccati tra di loro. Vedete che questi due dopo sono un po' più vicini tra di loro. A questo punto la sequenza da infilare qua è: un cipollotto da 2,5, una rocaille 15 e passare nel foro superiore della su per 2 che sporge in questo modo. Tirare bene il filo, una rocaille 15, un cipollotto da 2,5 e passare nel cipollotto da 6 successivo in questo modo. Tirare bene il filo. Questo è quello che avremo ottenuto. Ora ci troviamo davanti invece a questa sequenza: una rocaille 15, una su per 2, una rocaille 15. Qua non faremo altro che infilare 5 rocaille da 15 e passeremo nel cipollotto successivo, tirando bene il filo, ecco, in modo che si formi questo piccolo archetto.
ci ritroviamo nella prima sequenza, quindi facciamo le cose come le abbiamo fatte prima, un cipollotto da 2,5, una rocca al 15 e passiamo nel foro superiore della Super Duo, poi una rocca al 15 e un cipollotto da 2,5 e passiamo nel prossimo cipollotto. Allora, ora continueremo questa sequenza fino alla fine del giro, cioè quasi fino alla fine del giro, perché ci fermeremo allora alla penultima sequenza qua. Lasceremo questo spazio, quindi l'ultimo prima della prima sequenza, libero. Quindi ci vediamo quando siamo arrivati qua. Eccoci qua. Dunque, abbiamo lasciato quest'ultima sequenza. L'abbiamo lasciata perché qua andremo a creare un piccolo archetto particolare decorato per attaccare per unire appunto l'anellino o la collanina per il pendente. Quindi infileremo 3 rocaille da 15, un cipollottino da 2, un cipollotto da 2,5, un cipollotto da 3,5, poi 6 rocaille da 15 e questa sarà la nostra sequenza. Infileremo 3, tiriamo bene bene il filo, poi con l'ago rientriamo in tutti e 3 i cipollotti in questo modo. Tiriamo bene il filo, infiliamo altre 3 rocaille da 15 e proseguiamo infilandoci nel prossimo cipollotto. Ecco qua. Avremo creato questo elemento decorato con dei cipollottini per agganciare il pendente. Eccoci qua. Dunque, siamo usciti da questo cipollotto da 6, dopo aver creato questo elemento decorativo, entriamo anche con l'ago, quindi nel cipollottino da 2,5 e nella rocaille 15 successiva, così. Infiliamo 5 rocaille 15,0 sul lago, ecco qua, 5. E andiamo a infilare l'ago nella rocaille 15,0 immediatamente successiva alla puntina della Super Duo nel cipollotto da 2,5, tirando bene il filo in modo che si formi un altro archetto decorativo. Eccolo qua l'archetto. Poi con l'ago continueremo. Passeremo attraverso il cipollotto tirando sempre bene il filo. Passeremo tutte le perline del giro precedente, quindi le 5 rocaille 15,0. Passeremo ulteriormente questo cipollotto da 6. Passeremo questo cipollotto da 2,5 e usciremo da questa rocaille 15,0. Infileremo di nuovo le 5 rocaille 15,0, entreremo con l'ago in queste rocaille 15,0 nel cipollotto, passeremo tutte le perline fino a trovarci nuovamente a questa sequenza. Questo fino alla fine del giro. Ecco il nostro ciondolo terminato. Io ho fatto in quest'ultimo giro tutte queste puntine. Sono ripassata poi con l'ago in questo elemento che deve essere un po' rinforzato, visto che poi deve tenere l'anellino di congiunzione alla collanina. Ho ripassato ancora una volta tutte le perline ed eccomi qua. Ora posso anche tagliare il filo. E niente, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, spero che possiate consumare, smaltire un po' dei vostri cipollotti. E, per la prossima volta ho in mente un video creazioni, ma anche un piccolo tutorial per fare degli orecchini con gli stessi cipollotti che abbiamo usato per il pendente, in modo da avere un completo. Un piccolo completo, quindi faremo gli orecchini
adatti a questo pendente con gli stessi elementi per creare una piccola parure. E, vi saluto, grazie di avermi seguito, buona giornata a tutti. Ciao ciao!